L'appuntamento di giovedì 30 giugno con la rassegna stampa di Telemia. Ben ritrovati a tutti i quotidiani calabresi che puntualmente troverete in edicola. Non abbiamo al momento Gazzetta del Sud per un problema del giornale sul nostro portale. Cercheremo di averlo nel corso di questa nuova diretta che inizia con il quotidiano e con la relativa prima pagina. La lunga vertenza delle terme, Terme Sibarite, prende in fitto le Lugiane, possibile riapertura già a metà luglio. La decisione ieri al termine dell'assemblea dei soci: entro 3 anni l'acquisto. I lavoratori leggono un documento: non vogliamo essere gestiti dalla mala politica. Gli altri fatti della giornata: ad Ulbecco, vedete il professor Nisticò, facciamolo partire così evitiamo la fuga dei cervelli. Qui Giuseppe Nisticò, che per un periodo ha guidato anche la regione Calabria nel 2000. Saldi estivi, parte la stagione, ansie e aspettative dei commercianti e il POS è obbligatorio. Qui Lorenzo Labate. In corteo per Gratteri parla il presidente nazionale della Caritas: saremo noi la scorta civica del magistrato. Qui Don Marco Pagnello. Andiamo avanti. Sanità, la storia, il robot Mako per l'ingegneria chirurgica d'avanguardia. E poi dalle varie province, iniziando da Catanzaro, Nicola Fiorita, il nuovo sindaco. La festa: sono il sindaco felice di una città felice, dice il neoeletto sindaco di Catanzaro. Reggio, blackout al gomme, scongiurato il blocco delle sale operatorie. Vibo Marina, Pennello, il confronto con i residenti, alcuni immobili non sanabili. Crotone, comune, la maggioranza tiene, ma con l'aiutino passa il piano sulla Tari. Report, Lega Ambiente, illegalità sulle coste, la Calabria è quinta. E poi Vibo, il processo a soluzione e prescrizione per due preti. Andiamo avanti, Cotronei, il primo campo di calcio intitolato a Pablito Rossi. Per quanto riguarda l'intervista, Mangialavori, centrodestra in salute, Forza Italia è in crescita. Qui Mangialavori con Berlusconi, si parla soprattutto del dopo voto di giugno e del ballottaggio. La NATO aumenta la sua presenza in Europa, 9 forze americane anche in Italia, la guerra in Ucraina, Zelensky chiede armi più moderne, Draghi rientra a Roma oggi, Consiglio dei Ministri sul caro bollette. Per quanto riguarda il nostro portale, vediamo quelle che sono le ultimissime. Intanto vi anticipiamo l'aumento dei contagi in tutta Italia, 95.000 i contagi in queste ultime ore per quanto riguarda il Covid. Incidente mortale intanto sul lavoro, 62enne rimane schiacciato dal trattore, la tragedia nella giornata di ieri. Poi 1.893 nuovi casi in Calabria e un decesso per quanto riguarda la pandemia che prosegue. Serata da incubo a Santa Caterina, brucia la collina di Pentimele, fuoco che lambisce anche le case. Poi nuovo sbarco di immigrati al porto di Rocella Ionica. Ci occupiamo subito adesso di Calabria.live, la relativa prima pagina. Vediamo subito: mare illegale e abusivismo, la Calabria ancora maglia nera e al quinto posto nella classifica del 23° rapporto Mare Mostrum sulle attività illecite e inquinamento. Lega Ambiente presenta le continue violazioni alle leggi che tutelano le coste, a primeggiare tra le regioni la Campania, cui segue la nostra sugli abusi edilizi. La norma permette ancora scappatoie. I bronzi di Riace candidati a patrimonio UNESCO. Gli altri fatti del giorno, sempre per quanto riguarda la prima pagina di Calabria.live. E poi primo tavolo di confronto su pacchi tra regione e partenariato. Aeroporto di Crotone, il consulente Gaetano, c'è grande attenzione da parte di Occhiuto, da parte del presidente. CGL Calabria, si apre a tavolo istituzionale per Terme Lugiane. Il consigliere Comito è in foto, il consorzio Costa degli Dei presto sarà realtà. Lasciamo anche Calabria.live, ci occupiamo adesso del giornale di Calabria, l'edizione di oggi. Manifestazione anti-ndrangheta il 5 luglio a Milano. E poi Catanzaro inizia, dopo il trionfo nel ballottaggio, l'era del sindaco Nicola Fiorita. Subito al lavoro per la città catanzarese, inizia il dopo al bramo. Il catanzarese Franco Scarpino, il nuovo governatore delle Lions. Indagine chiuse, sono 21 gli indagati nello straccio di Rinascita Scott. E poi ancora Covid in Calabria, 1893 nuovi contagi, il tasso di positività che balza al 31,11%. Oggi alla Cittadella la presenza
presentazione del piano antincendi boschivi 2022. Rivedere gli assetti organizzativi in Calabria, Giuseppe Macri in foto, il segretario provinciale di Catanzaro della Lega Macri sottolinea i meriti acquisiti. Ancora l'olio della cittadella alimenterà la lampada votiva, notevole quantitativo donato ai padri minimi di San Francesco di Paola. Oggi alla cittadella invece la presentazione del piano antincendi boschivi 2022. Pagina 6, al via la distribuzione solidale delle eccellenze sulla base dell'accordo tra associazione distribuzione automatica e banco alimentare. Il GOM, non c'è stato alcun blocco delle sale operatorie. L'ospedale Regino smentisce la situazione denunciata dal metro consigliere Conia nella giornata di ieri. Poi Franco Scarpino è il nuovo governatore dei Lions, la cerimonia di insediamento il 22 e 23 luglio nel teatro Politeama di Catanzaro. Parliamo di PNRR oggi, convegno di Confartigianato e Imprese a Lamezia nella sede di Uncamere Calabria, presente anche Dalila Nesci. Stralcio di Rinascita Scott per la giudiziaria, gli indagati sono 21, notificato dalla procura di Vibo l'avviso di conclusione delle indagini. Poi salvato dai pompieri, centauro finito in un dirupo, motociclista perde il controllo del mezzo e precipita in una scarpata ad Arena. Aggredisce agenti di polizia, 24enne bloccato con il taser, arrestato un giovane extracomunitario che aveva occupato abusivamente una casa. Lasciamo anche il giornale di Calabria, abbiamo completato questo rapidissimo giro sui quotidiani calabresi, è tempo di approfondimenti subito all'interno col quotidiano del sud di oggi. Il conflitto in Ucraina, servono sistemi di artiglieria molto più moderni, ennesimo appello di Zelensky, vedete qui Zelensky in foto. E poi le perdite di Mosca, morti 35.454 russi, nuovo concetto strategico dell'Alleanza Atlantica, l'obiettivo fondamentale è assicurare la nostra difesa collettiva. E poi c'è l'annuncio in Italia, altri soldati USA e un sistema antiaereo, il piano di Biden per rafforzare le difese NATO in Europa. Voltiamo pagina, rimaniamo all'interno sempre del quotidiano del sud, sempre il conflitto. Draghi torna dal vertice NATO, momento storico, dice oggi Consiglio dei Ministri, soprattutto sul caro bollette, l'Italia accanto a Finlandia e Svezia. Per la Russia l'allargamento è una mossa destabilizzante. Poi ancora il punto, il premier assicura il governo non rischia, fonte di Palazzo Chigi, mai chiesto a Grillo di rimuovere Conte. Vedete qui Giuseppe Conte, ex premier. Il caso, tre carri armati diretti in Germania, fermati dalla polstrada sulla 30, la difesa precisa, la guerra in Ucraina non c'entra. Per quanto riguarda le altre notizie del giorno, cambiamo argomento. Primo piano, pagina 5, terrorismo, Parigi nega l'estradizione degli ex brigatisti in Italia. C'è pure Pietro Stefani, condannato come mandante dell'omicidio calabresi. E poi coronavirus, lo dicevamo, risalgono ricoveri per Covid, aumentano anche le patologie polmonari. Positività al 26,36%, ieri registrati intanto 60 morti, in attesa che il governo decida se prorogare o meglio l'obbligo della mascherina sui luoghi di lavoro. Si continua a guardare con apprensione al continuo aumento delle diagnosi di Covid, giorno per giorno ci sono degli aumenti un po' in tutta Italia e adesso aumentano anche le patologie polmonari con le sottovarianti. Dal 2035 stop alla vendita di auto a benzina e diesel, via libera dai ministri dell'Unione Europea. Poi si parla di siccità, il grande caldo che è destinato ancora a durare per alcuni giorni, il mare è entrato nel Po per 30 km, un decreto per il riuso delle risorse idriche. Andiamo avanti, ancora altre notizie della giornata attraverso il quotidiano del Sud, lo anticipavamo nei titoli di apertura, assemblea dei soci, Luigiane votato il fitto a favore di Terme Sibarite, riaperta ora possibile per metà luglio la vendita entro 3 anni. E poi la comunicazione, lavoratori perplessi e delusi, il documento letto ieri durante l'assemblea dei soci, non vogliamo essere gestiti dalla mala politica, per noi Terme Luigiane e Sategna. Sostegni, oggi scadono i termini per il bonus termale, in Calabria disponibili solo 3 stabilimenti, la misura era stata lanciata inizio novembre 2021, massimo 200 euro. Politica adesso, centrodestra unito, Forza Italia completamente rigenerata, il senatore Mangialavoro analizza il voto in questa intervista rilasciata a Gianluca Prestia. In sintesi, la sconfitta di Catanzaro non dipesa dai partiti, dice Mangialavoro, chiuso, sta realmente cambiando la Calabria.
E poi partiti per la Lega, è ora di organizzarsi sul territorio. L'appello ai vertici nazionali del segretario provinciale di Catanzaro, qui Giuseppe Macri, segretario provinciale della Lega. Mafia, il canile di Sant'Ilario dello Iogno, modello virtuoso da seguire, la vicepresidente Princi, sull'uso del bene confiscato. E qui l'operazione dei carabinieri che interessò il canile. Per quanto riguarda ancora le notizie del quotidiano, sempre all'interno, sempre al primo piano, pagina numero 8, la mobilitazione, fiume di adesioni, per ora sono 80, terzo settore, sindacati e società civile insieme a Milano. E poi mai più stragi, Pagnello, saremo noi, la scorta civica di Gratteri, intervista al direttore della Caritas italiana, qui intanto Nicola Gratteri in foto. Crotone, solidali col procuratore di Catanzaro, 4.000 studenti della provincia, il capo della DDA incontra i ragazzi, formazione in primis. Per quanto riguarda i saldi estivi, parte sabato la stagione in Calabria, la corsa agli sconti per stimolare i consumi e ricavi. Qui Lorenzo Labate sul Corso Garibaldi, la via dello shopping Regino. Commercianti fiduciosi, buone le attese per quanto riguarda naturalmente il tema degli sconti che stanno per iniziare. Labate, mei rincari limitano le spese. Commercio, posto obbligatorio per tutti, attenti alle multe, da oggi in vigore l'obbligo, sanzioni in rapporto alla transazione, qui un pagamento tramite il POS. E poi turismo, guida digitale degli agriturismi dal Pollino all'Aspromonte, passando per la Sila e lungo tutta la fascia costiera. Il progetto promosso dalla Coldiretti Calabria in collaborazione con l'Unical. Voltiamo pagina, rimaniamo sempre all'interno del quotidiano con le altre notizie. La storia, la buona sanità fatta con l'ausilio del robot Mako, racconto di un paziente, di una paziente operata in Calabria con tecniche innovative. Vedete il robot ortopedico in questa foto. E qui il dottor Hermes Giuizio. E ancora un progetto di ingegneria chirurgica ricostruttiva. In poco tempo ho riconquistato l'autonomia. E poi il caso, il siero antiveleno da oltre 900 euro non viene prescritto gratuitamente, è rimborsabile ma non è il prontuario regionale. Poi il bollettino, per quanto riguarda la pandemia anche in Calabria, risalita i contagi, si va verso una nuova emergenza, oltre 1800 casi ma soprattutto altri ricoveri in terapia intensiva e aree mediche. C'è anche un decesso in queste ultime ore con i contagi destinati ancora a salire. Pagina regionale Calabria, Lamezia, così evitiamo la fuga di cervelli. Il commissario della Fondazione Dulbecco soddisfatto per i finanziamenti. In Isticò, ora l'istituto deve essere messo in attività, siamo nelle mani della burocrazia. Vedete Giuseppe Isticò in foto, nuovi posti di lavoro grazie ai laboratori. Lamezia Terme, al via la torre di controllo da remoto, l'aeroporto tra quelli che saranno gestiti dal centro ENAV di Brindisi. Perplessità anche per le possibili ripercussioni sotto il profilo occupazionale. A Cosenza i salumi calabresi valgono 100 milioni, la presidente del consorzio di tutela si punta sul DOP Economy. Continuiamo, altre notizie, andiamo a Catanzaro, mare illegale, la Calabria è quinta, il rapporto di Legambiente su abusivismo e mala depurazione. La presidente Parretta, intensificare, dice, i controlli contro gli ecocriminali, vedete controlli sulla costa. E poi a Reggio, Bolino Rosso, in riva allo stretto, la città è tra le 8 col livello di allerta per le ondate di calore. Vibo, per la giudiziaria rinascita, altri 21 indagati sono accusati di reati non connotati dalle modalità mafiose, tra loro l'ex sindaco di Pizzo e funzionari di prefettura e tribunale. Qui il PM Ciro Luca Latoro e Gianluca Callipo, che ha guidato la città di Pizzo come sindaco. Catanzaro, fiamme gialle, la visita del nuovo comandante interregionale Lo Russo, illustrate le attività in Calabria. Vibo, si chiude il processo per due preti, assoluzione per Don De Luca, per Don Maccarone scatta la prescrizione. Cade l'aggravante mafiosa, riqualificato il reato di tentata estorsione. Qui Don Graziano Maccarone e Don Nicola De Luca in foto. Per quanto riguarda le pagine provinciali, iniziamo da Catanzaro, il sindaco felice di una città felice. La richiesta di fiducia del primo cittadino, lavoreremo, dice il nuovo sindaco di Catanzaro, al massimo per tutti. Al parco della biodiversità il popolo di Fiorita celebra il suo successo elettorale. Vedete la festa per Nicola Fiorita, la piazza
abbastanza nutrita di persone alla festa di ieri sera al Parco della Biodiversità. Dalla CGIL gli auguri di Scalese, non vogliamo fare la no- noi vogliamo fare la nostra parte, dice. E poi qui Rinascita, Donato non cede il passo, obiettivo coesione, dice l'altro candidato a sindaco, quello sconfitto nel ballottaggio, musi lunghi e qualche amarezza di troppo, nuova riunione dopo la proclamazione. Il caso, la denuncia al Lido, assenta l'assistenza del primo soccorso, criticità sollevate da una mamma dopo la caduta della figlia. Ospedale, neonatologia e TIN, un corso di formazione alla presenza del professor Pisani. E poi ospedale ancora, la denuncia della Granato, si chiede ancora il Green Pass a chi fa esami. Sociale, un pomeriggio di divertimento e di contrasto alla povertà educativa grazie al progetto Vicino a Te. E poi sanità, diritto alle cure, quale futuro, domani è sabato, convegno CISL Medici. Fede e culti, Monsignor Maniago a San Pietro riceve il palio delle mani di Papa. Dalle mani di Papa Francesco, para il paramento destinato ai nuovi arcivescovi metropoliti. Vediamo quali sono le notizie invece che arrivano da Soverato per quanto riguarda le altre pagine. Donne scienze protagoniste, alla rettrice della Sapienza conferita la cittadinanza onoraria. Per Antonella Polimeni la formazione è fondamentale sin dall'elementare. A Santa Caterina dello Ionio innovazione sociale e mutualità, il centro è una splendida realtà. E poi a Montepaone, sempre nel Catanzarese, operazione spiagge sicure, operativa l'unità cinofila di salvataggio ANPAS e Croce Verde, importante delibera comunale che suggella il sostegno dei volontari. Lasciamo anche la pagina di Soverata, apriamo quella di Reggio e provincia per proseguire. Blocco sale operatori e scongiurato. Un blackout nelle zone costringe il GOM a usare i gruppi elettrogeni. Conia attacca l'ospedale Occhiuto, poi ringrazia da riuniti, replica immediata. Avete il grande ospedale metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria. Poi c'è l'allarme bollino rosso in città anche oggi, SOS incendi e bollino rosso per via del caldo, anche oggi si supereranno i 40 gradi. Poi Polizia di Stato occupa casa abusivamente, giovane fermato col taser Mattarello contro gli agenti. Forza Italia bipolare, io e Siclari, avvocato e consigliere comunale di Antonino Castorina, questo intervento, la replica sul quotidiano del Sud. E adesso ci occupiamo subito di provincia per quanto riguarda i temi più importanti che arrivano dal Regino. A Bagnara Calabra, prima assise dell'era Pistolesi. Gramuglia, eletto presidente del Consiglio, Randazzo sarà la vice. Parole distensive del sindaco verso l'opposizione, ma Romeo ci mette del pepe. Vedete un momento dell'ultimo Consiglio Comunale, in quel di Bagnara. Gioia Tauro, esordio vincente tra i professionisti delle arti marziali miste per Serpeti. L'atleta si è imposto nella primissima uscita ad Altamura. Bova, scoprire il territorio attraverso degustazione e storia dei vini, al via una serie di iniziative al Museo Rof. Sguardo rivolto allo sviluppo etico e sostenibile. Scilla, liberarsi dai mozziconi di sigaretta, parte il progetto del comune Guerra alle Cicche. Si va avanti ancora con i temi che riguardano naturalmente il quotidiano del Sud, lasciando quelli della provincia, e ci occupiamo subito di Locride. A Samo il saluto al maresciallo Coppola, il comandante della stazione dei Carabinieri, lascia dopo 4 anni. I ringraziamenti del sindaco e di tutta la comunità, al suo posto Burcheri. Vedete qui Politano, Coppola e Scarbadi, con tanto di consegna di una targa da parte del primo cittadino di Samo. A Bovalino, primo consiglio del Maisano B. Dopo la riconferma il paese farà il salto di qualità, dice il sindaco riconfermato qui in questa foto, vedete, con tanto di fascia tricolore, Vincenzo Maisano, ufficializzata la giunta, Musitano presidente dell'Assise. Locri, 3 giorni per discutere di temi ambientali e con responsabilità, il convegno nazionale, un evento itinerante che toccherà varie località del territorio. Andiamo avanti, Bivongi c'è poca acqua perché è mal ripartita la crisi idrica a Bivongi, il sindaco Valenti scrive al prefetto e a Sorical. Siamo all'unica pagina della Piana, Ranuccio scriva di furia potenziare il PPI dell'ex Pentimalli, il primo cittadino si appella al commissario dell'ASPE. A fianco Rizziconi, Caritas e comunità
a confronto sull'accoglienza coinvolti i bambini. E poi a Polisten al via l'estate ragazzi alla parrocchia del Duomo. Molocchio, laboratori su olio e olivicoltura, buona la prima, l'iniziativa che ha riunito appassionati ed esperti dopo l'estate. Per quanto riguarda le altre notizie del quotidiano, la pagina di Vibo, confronto diretto con i residenti, Pennello dopo le recenti e importanti novità, l'incontro con il comitato, Limardo, il sindaco, mai interi fabbricati, sono insanabili e dunque destinati a essere demoliti, a Piscopio, Cutrullà. Plaude al progetto relativo a Contrada Cuntura. Muore schiacciato sotto il trattore, notizie avete letto anche sul nostro portale, la tragedia ieri, a perdere la vita un 62enne originario di Arena, padre di 4 figli. La vittima stava lavorando in un fondo agricolo nel territorio di Sorianello, nel Vibonese. Le ultime 2 news, polizia, maltrattamenti in famiglia, marito allontanato da casa, per l'uomo divieto di avvicinamento. E poi l'evento, lo scrittore Agostinacchio, libri e musica all'Ascot. Non ci sono altre notizie, occhiata velocissima anche allo sport per quanto riguarda il quotidiano del sud di oggi, simili calciomercato a tenere banco in queste ore con la regina che adesso sta pensando anche a quello che è il futuro, si attendono il budget e le regole per un'amministrazione seria, ora spazio all'oculatezza, taglio netto con le politiche del passato, la gestione del club dovrà essere virtuosa, qui il presidente Marcello Cardona. Da poco alla guida della Regina Calcio. Croteone rinnova Golemic, anche Chiricò è ufficiale, si infiamma il mercato rosso-blu. Spunta l'idea corazza per il Catanzaro, invece l'ex della Regina, fra i tanti nomi per l'attacco in mediana, assalto a Ronaldo e Pompeu. E ancora Verna sembra destinata alla Virtus Francavilla, Cianci piace al Potenza. Queste le notizie che riguardavano lo sport, con le calabresi attive sul mercato, non abbiamo al momento l'edizione ancora di Gazzetta di oggi per quanto riguarda l'edizione aggiornata di questo giovedì 30 di giugno. Ci fermiamo qui, tra poco situazione meteo per quanto riguarda naturalmente la giornata di oggi che si preannuncia ancora una volta di grande caldo. Grazie per averci seguiti per questo DNA Rassegna Stampa, ci ritroveremo domani. A tutti voi una buona giornata, arrivederci. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Questo programma è presentato da...